Già era in loco onde s'udì al rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro giro. Dante è ormai giunto sull'orlo del settimo cerchio, dove risuona assordante il frastuono della cascata del Flegetonte. Dal sabbione infuocato, ormai alle spalle dei due poeti, tre sodomiti si separano dalla loro schiera, corrono verso il poeta e lo richiamano gesticolando. Virgilio acconsente a dare udienza ai tre, piagati dalle fiamme eterne, che giunti in prossimità dei poeti si mettono a girare in cerchio, avvinghiati come dei lottatori. Sono tre fiorentini, celebri al tempo di Dante: il ricco e influente Jacopo Rusticucci, il valoroso combattente e avveduto uomo politico Guido Guerra e il saggio Teghiaio Aldobrandi, che inutilmente cercò di convincere i concittadini a evitare la sconfitta di Montaperti. Sono autorevoli esponenti della vecchia classe dirigente fiorentina, ormai sconfitta dalla nuova generazione emergente, ostile a loro come a Dante. La loro dannazione eterna era stata anticipata da Ciacco, incontrato da Dante nel cerchio dei golosi. Nonostante i peccati infamanti che li condannano, sono figure nobili, che si distinsero per fierezza e cultura. Dante vorrebbe abbracciarli, ma è costretto a restare sull'argine di pietra, al riparo dalla pioggia di fuoco. Rivolgendosi ai tre, li informa di essere un loro concittadino, in viaggio nell'inferno verso la salvezza. I fiorentini chiedono allora notizie di Firenze, se cortesia e valore ancora dimorano nella loro città. Dante, coerente alla sua visione di guelfo conservatore, reagisce con una dura invettiva contro la nuova classe dirigente, i ceti borghesi, additati come responsabili della rovina della città. La gente nuova e i subiti guadagni, orgoglio e dismisura han generata Fiorenza in te, sì che tu già ten piagni. Ancora una volta nella Divina Commedia si tocca il tema della decadenza politica e morale di Firenze, dove i pochi uomini giusti vengono sovrastati dall'irruente predominio della superbia, dell'invidia e della cupidigia. Nostalgico degli ideali cavallereschi fortemente idealizzati, Dante si oppone all'avidità, che pone il denaro al di sopra di tutto. Addolorati dalla triste condizione di Firenze, i tre supplicano il poeta di ravvivare la loro memoria tra i vivi. Poi, improvvisamente, spezzano la loro ruota e fuggono velocemente, scomparendo nell'oscurità. Dante si sofferma allora ad osservare la cascata del Flegetonte, che gli ricorda quella del torrente Acqua Cheta. Virgilio lo invita a sciogliere la corda che porta attorno ai fianchi, la impugna e la lancia lontano nell'abisso sottostante. La corda è un simbolo allegorico, forse della temperanza e dell'osservanza delle leggi, virtù che salvano dal vizio, dalla lussuria e dal lusso che conduce facilmente alla frode, il peccato che viene punito nell'ottavo cerchio. Dopo una breve attesa, i due poeti vedono una figura inquietante che sale come nuotando nell'aria pesante dell'inferno. I vidi per quell'aere grosso e scuro venir notando una figura in suso maravigliosa ad ogni cor sicuro.